Prima categoria, due match in quattro giorni per le Erpine. Dopo il weekend che sta per arrivare, il turno che precede la Santa Pasqua si giocherà di mercoledì. Il San Martino vale Caudina di tutte le protagoniste e quella che nell'Ovo di Pasqua potrebbe trovare la promozione prima delle altre. Mario Lojacu al Pignatelli contro il Welcome United può blindare la prima posizione. 9 punti a 4 punti dalla fine, il vantaggio sullo Sporting Ponte, che però non consentono ancora ai Caudini in caso di vittoria di stappare lo Champagne perché la scuola Sannita contro la Vista Renacadia dovrebbe portare a casa l'intera posta in palio. Per Playoff l'U.S. ariano al Renzulli ospita il fanalino di coda Orsara di Puglia, Ufitani certi della post season solo con 4 vittorie sulle ultime 4 partite. Nel girone E il Montoro capolista va al Castagneto disturbo in casa della testultima della classe per Arnone, un match agevole per consolidare la leadership conquistata domenica scorsa dopo la vittoria sul torrello del Lombardi Alpertini davanti a 500 spettatori. La polisportiva Castelfranci di Mister Tropeano, dopo lo stop nel derby con l'Atletico, ospita il Basile Zico Nolfi, match senza storia e carta alla mano. Per la a bagar playoff: il Torella de Lombarda e la Bombonera ospita il Gian Salvo Mugnano mentre il Rocca San Felice il Montella che sta rientrando di prepotenza nel limbo delle Grandi. L'Atletico Castelfranci di Ghana, Giannasca e Sporting Leoni affronteranno Altavilla Villa e Abellinum. Girone G, il città di Montoro di Giaquinto sogna sempre la prima posizione a tre punti dallo Stabia City. La squadra montorese però, adesso usufruirà del turno di riposo e mercoledì ospita l'Olympic Salerno. I verdi azzurri non possono fallire nelle ultime quattro partite perché poi a riposare sarà proprio la Locchese, altra seconda forza del campionato e alla penultima Alpertini arriverà allo Stabia City. Insomma 12 punti per coronare il sogno promozione.